sanità. E aumentare i servizi ai cittadini e dare opportunità di ritrovare le nuove risorse per gli investimenti ed elevare la qualità. Secondo, e dico anche questo perché credo che abbia la stessa rilevanza, è l'occupazione. Trovare l'opportunità per occupare le nuove generazioni attraverso investimenti sulla formazione e sul sapere. Non c'è dubbio che la prima priorità in assoluto è quella di riallineare i costi della politica a partire dalle indennità dei consiglieri regionali a livello di una retribuzione media da lavoro dipendente. Con le economie che si producono dal risparmio sui costi della politica occorre finanziare la legge sul reddito minimo garantito, che consente a chi non ha un reddito, a chi ha perso il lavoro, di poter godere e beneficiare perlomeno appunto di un reddito garantito. Il secondo grandissimo tema è quello di un piano straordinario per la salvaguardia ambientale, a partire da un monitoraggio delle emissioni in atmosfera sulle aree più pregiudicate del territorio, quali Termoli, quali Venafro. Il terzo argomento è un grande piano di sviluppo che consenta una ripresa dell'economia e in particolare dei posti di lavoro. Penso in particolare ai giovani laureati che sono costretti a fuggire. Il lavoro e soprattutto le fasce deboli del mercato del lavoro. Penso alle persone di 60 anni che sono rimaste senza cassa integrazione, non hanno impiego e spesso nelle loro case entrava soltanto il loro reddito. Lo dice già il nostro programma di governo, il lavoro. Il lavoro perché c'è una situazione drammatica nelle famiglie, tra i giovani e le donne in modo particolare. Il lavoro per creare reddito e per naturalmente realizzare uno sviluppo sostenibile. Semplificazione assoluta dell'architettura istituzionale, una semplificazione che garantirebbe notevoli risparmi, oltre chiaramente alla scelta di ridurre drasticamente le indennità. Lei punta forte sull'abbattimento dei costi della politica, però ha votato lo statuto che allarga il Consiglio a 32 esponenti. Come mai? Quello è stato un errore del Partito Democratico, io l'ho contestato e contrastato, ho chiesto che l'Assemblea regionale desse mandato ai consiglieri di procedere alla raccolta delle firme come consiglieri regionali per far, diciamo, indire il referendum. E però io sono convinto invece che noi dobbiamo eliminare completamente le emissioni, le trasferte, dobbiamo dimezzare le auto blu, i fitti delle sedi, le consulenze, i collaboratori e tutti i soldi che risparmiamo in questa direzione, anche con la semplificazione amministrativa, vanno eliminati o soppressi i consorsi, agenzie. Dobbiamo fare in modo che si risparmiano dei soldi sulle sovrastrutture per investirli sulla creazione di ricchezza, sul valore aggiunto e quindi sui giovani, sulle imprese, sul lavoro autonomo e soprattutto nei nuovi giacimenti di impiego, ambiente, cultura, servizi alle persone. Dobbiamo saper guardare al futuro, al terziario avanzato, alla ricerca, all'innovazione. Dobbiamo sapere con intelligenza creare nuove opportunità che valorizzano le risorse locali del Molise. Fino a poco tempo fa era vicino all'area moderata del PD, oggi sostiene l'esigenza di vincere a sinistra. Come mai questa conversione? Sono dell'ala moderata del Partito Democratico, lo sono sempre stato, sono stato un riformista, da Amendola in poi, il Presidente della Repubblica, Luciano Lama. La mia esperienza di vita è di un moderato all'interno allora del Partito Comunista, oggi del Partito Democratico. È sempre coerente alla mia prima scelta. Si è candidato senza appoggi da parte dei partiti, come spera di vincere? Sono con i cittadini, tra tanti cittadini e insieme ai cittadini per governare i cittadini molisani. Il centro-sinistra ha già detto peste e corna, si sarà ancora di ricompattare tutta la coalizione? Ma l'obiettivo è vincere le elezioni di ottobre, quindi è bene confrontarsi direttamente con Michele Iorio, con chi vincerà in maniera aggregata, forte e compatta, come coalizione di centrosinistra. Di Pietro l'ha chiamata traditore, Astore le rinfaccia ancora la candidatura della Gatti a Termoli, come fanno gli elettori a fidarsi? A Di Pietro rispondo che chi è causa del suo mal pianga se stesso, a tradirlo non sono stato io ma sono stati 40 dirigenti di DB e qualcosa come 10-12 mila elettori che lo hanno votato alle politiche 2008 e poi lo hanno tradito ad esempio alle provinciali del 2011. A Peppino dico che lo considero un elemento importantissimo della politica molisana e voglio augurarmi, diciamo, che continuerà ad offrire il proprio contributo. Credo che il lavoro che ho fatto in questi 5 anni in consiglio regionale possa parlare più di tanti appellativi che qualche traditore sta spargendo in giro.